I love the shape of your mouth. I love the taste of your lips. I love the way you pull me into you and I melt when you're holding my hips. I love the scar on your chest and all your perfect tattoos. You're a kind of drug, the kind that I need, the only kind I could choose. We can't get any better than this. You've stolen me with your perfect kiss. And I know, I know, I know who I've waited for. I love the sound of your laugh when you throw back your head. I love the way you always reach for my hand when I get out of bed. I love the way that you taste. Call me ball and chain. But you would sing to the depths of the sea, still breathing my name. Smile the way you walk. I love the way you laugh. I love the way you look, the way you read me like a book. I love the way you say. Breathe, you know that it's alright. Oh, there ain't no need to worry. There is no need to fight. Whoa, you know you gotta breathe. I love the way you stand, the way you take me by the hand. I love the way you hold.
festeggiamo la Brianthea, 30 anni, è una delle società, io vorrei dire la società numero uno per ciò che riguarda lo sport paralimpico. 5 discipline, Arianna, quest'anno poi siamo andati, io dico siamo andati benissimo nel basket, dopo ne parleremo. Stasera il vostro calore è tutto per questa società che compie 30 anni. E per gli atleti di questa società che sono qua. Per gli atleti, ci mancherebbe altro, ci sono tutti naturalmente. Cominciamo! Con l'Atletica! Una squadra che raccoglie sempre le sue soddisfazioni, sia a livello regionale che nazionale. Sono a un giro di boa per il cambio della guida tecnica. Bravi ragazzi dell'Atletica! La squadra dell'Atletica! Attenzione, è stato un anno fantastico! Campione d'Italia in carica! Nella passata stagione hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, dalla Coppa Italia, l'Euro Cup, lo scudetto e adesso l'obiettivo si chiama Champions Cup, la squadra di basket in carrozzina! Hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, tutto! Meritato, perché una squadra che vince tutto si merita tutti gli applausi e l'obiettivo è la Coppa Campioni, mi raccomando, la squadra di basket della Brianthea. Grazie, grazie ragazzi, che grandi, ma rimaniamo nel basket. Sì, allora pallacanestro Dir. Ciao. Ciao, come stai? Ciao ragazzi! Ciao! Bravi! Eccoli qua! Grandi! Vai, vai, vai! Accompagnatevi! Ciao ragazzi! Scorrete, ciao! Complimenti! Eccoli qua! Ciao ragazzi! Il calcio della Brianthea 84! Eccoli qua! Ciao ragazzi! Dove andate? Aspettate, state qua, una bella foto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, complimenti. Ciao, ciao ragazzi, complimenti. Eccoli qua, i ragazzi della scuola calcio. Con la direttrice Carla Andreotti della nostra famiglia. Ciao ragazzi. Oi. Che bello! Vai in spiaggia così, non vai mica a giocare a pallone. Scorrete ragazzi! Eccoli qua i nostri ragazzi, ciao! Ragazzi della scuola calcio! Un applauso anche per loro perché tutto nasce da questi ragazzi! Un grande applauso al basket in carrozzina, Giovanni Lestini! Eccoli qua! Basket giovanile Serie B per la Brianthea 84, nel basket decisamente assieme alla grande rivale Santa Lucia, comunque le due società più rappresentative, più forti dal punto di vista tecnico di tutto il panorama paralimpico. Eccoli qua i nostri ragazzi, ci sarà spazio per tutti, dai, fate sentire il vostro affetto, il vostro calore, dai, i ragazzi sono qui per voi. I ragazzi sono tutti qui per voi stasera, voi siete qui per i nostri ragazzi, la squadra della Brianthea di nuoto, eccoli qua, eccoli qua, grande, fatto, dai, c'è spazio per l'applauso per tutti, eccoli qua, grandi. I nostri atleti quanti saranno? 150 atleti! 150 atleti ragazzi! Bravi, 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 bravi davvero i ragazzi, ragazzi! Mondiale! Antonio Rossi! Antonio Rossi! Wow, sono molto emozionata, sai? Devo dire! Per lo sportivo, per tutto! Ciao Antonio, buonasera! Ciao.
Antonio, ciao. Grazie. Ciao. Prego. Allora, va bene, Antonio Rossi adesso è l'assessore allo sport della Regione Lombardia. Antonio, ci fa piacere che tu sia qui, che abbia accettato il nostro invito, perché hai visto la Briantea, la conoscevi senz'altro. Che cosa è capace di fare oggi, cosa ha fatto in questi 30 anni? Il tuo saluto alla Briantea e le tue emozioni nel vedere questi ragazzi che prima abbiamo applaudito qui sul palco, te che sei stato un olimpionico. Beh, buonasera a tutti. Beh, una festa così bella non l'ho mai avuta, neanche quando tornavo dalle Olimpiadi con due medaglie d'oro. Quindi complimenti Presidente, perché è giusto dare agli atleti una bella serata come questa. È cresciuto tantissimo il movimento, è cresciuta anche la cultura, insomma prima non eri abituato, adesso invece vedi il gesto atletico, secondo me non c'è più neanche l'atleta e il paratleta, c'è soltanto l'atleta, è quello che dà il meglio di se stesso, poi il risultato è quello che arriva, quindi... Che dire, che uomo! Alfredo Marson! Vai là e prenditi gli applausi che ti meriti, Alfredo. Complimenti. Bravo. Allora, chiamiamo qui insieme ad Alfredo Elena Colombo, Natale Lanzani, Nicoletto Mezzalira, Paolo Colombo, Gabriele Tagliabue, Andrea Liverani, Umberto Sagliaschi, tutto il consiglio di amministrazione della Briantea 84. E non è finita, Alfredo! Chiamiamo Alfredo per te anche. Lo staff di Briantea 84, Federico Tagliabue, Valentina Azzini, Silvia Galimberti, Chiara Zucchi. Eccolo qua, grazie. Tuo staff. Andate lì a prendere il vostro applauso e le vostre foto. E richiamiamo la nostra bellissima valletta Vania, che consegna un cadeau Swarovski ad Alfredo Marson e un mazzo di fiori a Daniela Chessari. Allora, eccolo qua, il cadeau. Ecco Daniela. Il cadeau. La Swarovski è sempre vicina, eccola qua. Grazie Daniela, grazie. Se può venire da me Angelo Porro, presidente della Cassa Rurale di Cantù. Vai Angelo, quello lì. Presidente, sì. Vai Angelo! Qua. Presidente, buonasera. Allora, c'è un piccolo, Alfredo, un piccolo pensierino per te da parte del presidente. È una lettera. Alfredo, se la leggo io mi emoziono, se la leggi tu fai fatica, la facciamo leggere a Mino. Già. Fate disastri. Allora, scusate. Prego. Nell'anno delle celebrazioni del 30° anniversario di fondazione di Briantea, con vero piacere, siamo lieti di comunicarvi che il nostro consiglio di amministrazione ha deliberato di stanziare l'importo di euro 30.000 per l'acquisto di un pulmino per il trasporto degli atleti. Ti serviva? Alfredo, grazie. Grazie. Grazie Arianna. Grazie Alfredo Marson, grazie. Grazie. I don't care. I don't mind, I don't care, let me live my life. I don't care what they say, there will always be somebody jealous when you have a good time. Siamo pronti? Vogliamo tagliare la torta o no? È compleanno della Briantea, quindi dobbiamo tagliare la torta.
Auguri, auguri alla